Il monastero di San Nicolò fu fondato nel 1336 per volontà di Nicolaccio Petroni. Tuttavia, fu soppresso nel 1810 e ceduto alla Società di Esecutori di Pie Disposizioni. Fu così destinato a ospitare dal 1818 un ospedale psichiatrico che sostituì la cosiddetta Casa dei Matti di via San Marco, fondata nel 1762 e gestita sotto la sovrintendenza dell'ospedale di Santa Maria della Scala. Oggi l'archivio storico dell'ospedale è gestito dall'azienda sanitaria USL Toscana Sud-Est, che ci fornisce dati da poter elaborare. Il numero totale di ricoverati negli anni fu di 5.303. Per quanto riguarda le diagnosi d'ingresso, quasi la metà dei ricoverati, circa il 46%, ricade sotto la dicitura lipomania, assimilabile oggi alla depressione in tutte le sue forme. Seguono poi coloro diagnosticati con demenza e l'imbecillità, che oggi verrebbe diagnosticata come sindrome di Down o con una patologia affine. Col 15% abbiamo poi gli epilettici e al 10%, con percentuali minori, alcolisti e persone affette da frenosi, definita come malattia mentale di vario tipo, sensoria, puerperale, senile, paralitica, pellagrosa e isterica. Lo scopo del manicomio era sicuramente quello di far guarire i malati. Significativo contributo fu quello di Carlo Livi, direttore dell'ospedale dal 1858 al 1873, il quale dichiarò che il lavoro era uno strumento fondamentale per il recupero delle persone malate di mente. Il pensiero era quello di ridare ai pazienti la stessa professione che svolgevano prima del loro ricovero. Tuttavia, solo il 35% dei ricoverati trovò la guarigione e l'ottenimento dello stato di libertà. Il 23% non conobbe alcun miglioramento o nessuna guarigione. E ben il 41% morì in ospedale. Dagli anni 90 le stanze del manicomio sono utilizzate invece come aule e biblioteca per alcuni dipartimenti dell'Università degli Studi di Siena. Attigua è la Basilica di Santa Maria dei Servi, il cui nome completo è San Clemente in Santa Maria dei Servi, che si trova proprio sul colle dominante, la Val di Montone, proprio sopra l'ex manicomio. I monaci serviti, arrivati a Siena intorno alla metà del 200, costruirono la loro chiesa sul più antico edificio. Anche se i lavori furono molto lenti, la chiesa infatti venne consacrata solo il 18 maggio del 1533, ma i lavori proseguirono anche durante i successivi anni. L'ultimo restauro della basilica risale al 1926. Il dipinto più famoso al suo interno è senza dubbio la Madonna col Bambino, dipinta dal più importante pittore fiorentino prima di Cimabue, cioè Coppo di Marcovaldo, nel 1261. L'opera fu realizzata dall'artista che nel frattempo era stato catturato dai senesi durante la battaglia di Montaperti e, secondo la tradizione, utilizzò proprio questo dipinto come riscatto per poter tornare in libertà.